E bella a tutti ragazzuoli, bentornati in un nuovo episodio. Siamo di nuovo qui con Outlast, ragazzi, proseguiamo l'avventura, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto per stare aggiornati sempre con i nostri video. E poi, soprattutto, vi lascio tutti i link dei nostri social in descrizione se avete piacere di seguirci anche lì. Ragazzuoli, guardatevi il gameplay, ci vediamo alla fine del video. Aspetta, giri un attimo. No, là, frontale. No. Perché se devo andare prima o poi non puoi fare niente. Oh, qua c'è l'altra porta, vedi? Ecco che... Ecco l'altra bomba. Quindi io adesso andrei di fretta all'altra mentre lui apre la... Cliccherei l'altra e mi nasconderei nell'armadietto che prima arriva, che sta già battendo la porta, lo sai. Finire la cam. Noi abbiamo già le due pompe attive. Non l'avevo proprio vista quella, cazzo. Eccola. Vedete, sicuramente guardando di qua dovrebbe... Eccolo qua. Senti, lo sento camminare. Eccolo qua. Sì, lo sento, ma lo sentivo camminare, per questo sto dicendo che non lo sento. E dai, che sfiga. Ho quello di fianco aperto. Non ho mai fatto il piano, sai che una batteria. Let's go. Sì. Destra. Papà, non lo vediamo. Sarà anche il fatto che magari non arriva subito. Secondo me è alloccato al personaggio, quindi si avvicinerà comunque. Senti i passi. Non sbaglio. Sì. Ora li sento anch'io. Oh my god! Che lui fa la ricerca del personaggio, secondo me deve stare sempre comunque nella range. Eccolo. Tecnicismi di un di uno che cercava di programmare. Tecnicismi di un pro player. No, di uno che cercava di programmare i videogiochi. C'è mai riuscito, quello è un altro discorso. Vado. Vedi che c'è una batteria sul tavolo. Tavolo in fondo lì. Adesso guarda, anche se ti becca ti conviene direttamente andare a sinistra e trovare a più distante. Comandi della sicurezza indietro, devi tornare, beh. No, c'è bisogno della mano, vai forte, forte, vai. No, qui non muovo. Oddio, ho paura. E forse dall'altra porta devi tornare, perché... Vai avanti. Sinistra. Questa qui forse. No. No, era da là. Vaffanculo. Poi il fatto che con quello che ti insegue non riesci a capire effettivamente dove andare.
Poi con la cam, cioè, lasci aspetta senza cam, guardia per terra nel caso c'è qualche pertugino. Perché noi siamo entrati da qua a destra, no? Da qua a destra siamo entrati noi. Eccolo. Non l'avevo potuto mai sgamare. Oh, abbiamo salvato, parte. Poi devi ritornare nella stanza da questo lato, destro il fondo. Dovrebbe esserci la stanza. Eccolo. Non c'è più la porta. L'ha abbattuta. Ma vaffanculo. No, no! Grazie. Mi hanno dopato! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Quanto cazzo sei brutto? Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Wow. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you. Rest in peace. Ricordo che le note vengono inserite al tuo taccuino quando sollevi la videocamera a registrare gli eventi. Ok, sta segnando. Note. Il cazzone mi sta seguendo. Ho trovato la cartella di un certo Chris Walker, ex poliziotto militare che è stato parecchie volte in Afghanistan. Molto del sangue versato qui dentro per mano sua, ma non tutto. Il prete, padre Martin, mi ha portato qui per mostrarmi qualcosa. Secondo lui sono testimone di chissà quale stronzata. Non so cosa vuole farmi credere. Questo dottor Wayne Nickne è la cosa di quello che è successo a questo posto, ma molto più di 10 anni fa. Sul muro c'è una scritta fatta con il sangue. Riposa in pace. Get the fuck away from me! Ah! Ah! Okay. Here is my blood, everybody. Get out! Don't you dare look at me! Mi sono spaventato tantissimo. Io me ero nemmeno accorto. Ma che? Io volevo darti una mano, un'altra. Rick shouldn't hurt you. That was what he said. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be implied. Not here. We get a warning star. You look like a sicko. Oh, fanculo, va! Diciamo, non stavano molto bene sotto Rick, comunque. Science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy, always. Ha fatto prendere un colpo. Ecco. E c'è un'unica porta per farlo, perché siamo tutti. No, c'è un per tutti. Ah! Mortacci! Mi stai dando pure,
fuck is the matter with you? You weren't invited to this, you goddamn sicko! You like to watch? Penso gli abbia fatto qualcosa di molto poco sessuale. No? No, qua siamo ritornati praticamente. Sì, c'era il tizio che diceva di andarsene. Però si sta dando testate. Forse poi. C'eri quello che c'erano quelli che dicevano che ci lasciavano un po' di vantaggio per poi ucciderci. God nice, provide a way, follow the blood. Segui il sangue. Gente dice il Dio è ovunque. Nuovo obiettivo, segui le scie di sangue fino all'uscita. Addirittura questo che abbastanza addio. Perché mi urli io per farmi far spaventare pure a me? Non mi spaventano loro, mi spaventi tu. Oddio. Forse ti conviene passare e chiudere la porta. Provare a sbloccare quello che devi sbloccare. No, devi tornare adesso. A fargli aprire la porta. Vai, passa. Senti un altro, bello. Quello volto di dove volevo prendere. E ora di nuovo all'accettare. Ehi, è stata più... almeno non siamo morti. Già è qualcosa. Adesso cosa? Cioè almeno ci trovare le parti intime, no? Dio cane. Bisogna muoverti per la sporgenza comunque. Con queste mo ci beccano sicuro. Mo ci afferrano. Ecco io voglio. È troppo scontato, dai. Space alone. Leave me alone. There is
Io che ora passiamo e lui sicura, e adesso usciamo sicuramente. Non mi faccio all'altro. Non lascio il sole da quanto posso male qua. Scusa, ci serve una tessera, quindi penso dall'ascensore. Secondo me lui ti vede come apostolo, quello lì, perché tu c'è la telecamera tipo gli apostoli di Gesù, no? Che scrivevano poi la storia della Bibbia, vero? Il poliziotto ce l'ha, cazzo! Guarda, gli brilla! Se ma vaffanculo, sono passato di qua 10 volte! Puoi chiudere. Esci passando per le docce. Ed io sarei. Ma tranciato! Solo per Dio sarei passato dalla finestra. My God, he vanished. Vanished without a trace. I just had sarcasm. It was my intention. He thinks we're assholes. Or stupid. Let's put him in and slit his belly open. Wait. Just a moment. Porta, 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 porta. Siamo un po' tornati. Oh. Aspetta, ma siamo tornati dove eravamo prima. Sicuro che non c'è niente. Oh. Lì c'è un pulsante, quindi. Ciao. Ciao, ma io scapperei. Sai, ho quella sensazione di tipo. Nella botola di sopra dove devi andare. No, da dietro, da dietro. No! Vai, scappa, scappa, scappa! Sono morto? No, non dubbio, non dubbio. Che schifo! Trovo un altro modo per accedere alle docce. Che schifoso di questo? Lì c'è qualcuno. Per il pertugio. Facci tu, mi ha fatto prendere uno spavento questo. Che cazzo. Sei mio amico? Ma direi anche di no. A questo punto direi. Devo salire sul letto. Nurse! I'm gonna need some help getting clean.
E mai trovo una porta aperta, oh. Questo secondo me t'abbraccia. Ce l'ho fatta? Sono un pezzo di merda. Penso tu debba filarti lì nel percorso. Sperando che non ci sia nessuno. Sangue! Wild there. Perché sempre queste zone buie non trovo una batteria? Tipo qualcosa di selvaggio. Non credo che sia il dottore. Ah, è vero, cioè. Sto qui. Sicuro? Sì. Forse con. Caso mai c'è qualcosa in fondo, vedi, perché comunque c'è il passaggio. Ultimamente voglio dire, cioè, c'è un passaggio, eh? Un passo. Questo si dà covacci passa. No? Sì. Batteria che si scarica naturalmente. Raggiungi le fogne, nuovo obiettivo. Siamo già nelle fogne. Più fogne di così. Non farei passarmi veramente qua dentro, vero? Filiari della libertà. One eternity later. Tu spera di non incontrare di nuovo il tizio maialone. Anche perché questo del sangue? No, penso sia della cacca. No, forse delle pietre. No, secondo me è della cacca, guarda quanto sì, cazzo sì, è realistica. Questo è della cacca. C'era l'altro sangue a fianco. Magari ci sono dei documenti, delle cose. Documenti nelle fogne, incredibile. E dobbiamo andare da qua. E la batteria mi si sta scaricando. E te ne sono rimasti solo 3. E 2. Questo c'era qualcosa. Sì, ho pure. Io ho paura sempre di andare troppo spedito perché alle volte magari capita che poi apri le due valvole per far scorrere l'acqua. Eh sì, perché ti... da lì c'è una mappa, molto probabilmente ti dirà dove. Allora, una di là e una è qua sotto. No? No? Fammi vedere la mappa. Allora, devi proseguire per il corridoio una. Però penso che il corridoio tu debba fare il primo e girare per poi arrivare in questa stanza sperando che stia già aperta, e il secondo invece fare questo movimento così molto lento. E ma che la prima valvolina l'abbiamo capita, è piuttosto semplice trovarla, attivarla e ciao. Secondo me è dietro l'armadio di qua, poi dietro gira, magari se ti puoi appucciare pure tipo. Dici che vede i riflessi? Ma l'ho aperta l'acqua. Sembra che tu l'abbia aperta. Dici perché lui se ne va diretto proprio all'armadietto. Thank you.
Avrebbe aperti tutti e due. Probabilmente avresti dovuto sfruttare questo tempo che lui apriva gli armadietti per poter scappare effettivamente. Che ora ce l'hai praticamente dietro. Dai, ma mi seguo, guardalo! E corre pure! Qui c'è un ostacolo sicuramente. Pertugino, pertugino. No, ma aspetta, questo pertugio però è per nasconderti. Io rimarrei lì. Ma era lui? Penso che era un sorcione da paura. Pertugio qui? Questa forse è l'ultima stanza. Sì, la Train Valvol. Io comunque... non so se qui adesso funziona allo stesso modo. Però adesso puoi scendere. Adesso puoi scendere. Posso scendere dove? E dal condotto di scolo che c'era prima, nelle fogne, fogne, fogne. Quindi devi tornare indietro in pratica. Proviamo a capire. Si ha salvato, mi sembra, no? Sì. Vabbè, io mi infilerei qui nel pertugio comunque senza rifarmi di nuovo tutto il giro. Lo sento comunque, fermo. Eccolo. E aspetta, aspetta. Vai. Quindi lì c'era il... lo stavolo, sì. Fondo. Giù per qui. Non puoi correre mentre scendi, ho paura. Magari ti sfrantumi le mani però, no? Dici. Cavolo, deve scendere. Qui c'è qualcuno di morto probabilmente. Come tutto il gioco, praticamente sono tutti morti. Anche noi. Mi aspetto un jump scare da un momento all'altro. Fa il culo. Dici che devo risalire? Eh beh. Secondo me. Sì. Eccolo. No. Non era lui. Oh, mi do una mano a salire magari. Aspetta che. Cerca un'uscita dalle fogne. Quindi qua. No. Qualcuno sta avendo trucidato malissimo. Farai gente. Qua c'è un buco comunque per scendere. Posso scendere dalla scala, no? Lanciarti malissimo. Avrei preferito lanciarmi. I cori angelici, senti. Non voglio andarci io. Salvataggio, dai. Ok, quello è sangue. Ma il world, family world. Vaffanculo, va. Pertugio di 10 metri.
Quella batteria se ne va proprio. Sì, sì. Non ci posso andare mai. Incoraggiato. Questo non serve sicuramente. Ciao tesoro. Storia. Lì c'è un buco. Cosa cazzo devo fare? Ah, hai provato ad avvicinarti alle scatole? Quale? Quelle che c'erano all'altro accanto. No. Ok, ti fa saltare, ti fa saltare attraverso le scatole. Ah, di là! Devo proprio scegliere. È troppo tranquilla. Sono io dovevo raccoglierlo per forza. Vedo più cazzo. Ci sta salutando. Sto buono. Eccolo. Perché? La vuoi smettere? La vuoi smettere? Vedete lui sta così. Che ansia. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Lasciate un bel like al video, che ci sta sempre. E vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, non vi perderete mai nessun video del Corvo, mai, mai. Ragazzuoli, trovate come al solito tutti i link giù in descrizione per i vari social network. Fateci sapere cosa ne pensate dei commenti, se vi piace questo gioco, se lo avete giocato, fateci sapere un po' di cose. Ragazzuoli, è stato un piacere, bella raga.